buongiorno. Oggi è sabato 20 maggio, giornata molto piovosa, però non per questo bisogna stare fermi o non è comunque una valida motivazione per non fare nulla. Quindi ci stiamo muovendo verso le montagne. Saranno delle giornate molto molto tranquille, all'insegna del relax. E qui sì, ok, siamo praticamente a metà maggio, ma la situazione è molto autunnale. Sembra molto tropicale. Non c'è il freddo comunque, tutto è molto verde e umido. Sì, poi c'è poi caldo. Ci sono i fiori ancora, quindi boh, è strano, sembra sia molto molto tropicale. Sì, il bello di quando piove è che c'è comunque una pace totale nei boschi, comunque sia in natura in generale, perché comunque non c'è gente in giro, c'è silenzio, tutto tace. Molto molto bello, molto suggestivo anche. Quindi niente, adesso ci cerchiamo uno spottino. Andiamo un po' in giro qua nelle stradine, qua nei dintorni di Montefico, ci cerchiamo uno spottino carino in cui poter stare questi giorni. Cervo. C'è un cervo? Sì. Oh, che bello. Però è molto lontano. Hai la macchina fotografica? Sì. Guarda, sta guardando. Oh merda, aspetta che sono sul guardrail. Ah, sì, è rimasto lì. È un maschio anche. Un cervo lassù, ecco, si vede il culo adesso, è molto lontano. Sicuramente con la GoPro non si vede. Ricordiamoci che questa zona è strapiena di cervi, se ne avvistano davvero tanti, soprattutto durante queste giornate qua, che appunto c'è poca gente in giro, quindi l'ambiente è tranquillo e loro escono. Non che temano molto le persone qui, perché ormai sono abituatissimi a stare a contatto con l'essere umano. Però durante queste giornate è ancora di più. Stiamo andando a cercare il cervo. Dovrebbe essere qua sotto, perché adesso siamo nella parte di sopra della strada. Chissà, magari lo becchiamo ancora. Era bello grande. Bene, il video di oggi è iniziato nel migliore dei modi con l'avvistamento di un bellissimo cervo maschio enorme, era veramente enorme, bellissimo, coi palchi, boh, meravigliosi, figo. Noi intanto abbiamo lasciato Johnny qua giù incustodito, tutto aperto, quindi abbiamo proprio, abbiamo mollato per andare alla ricerca di questo cervo, ora andiamo a recuperarlo. C'è un terreno molto fangoso e argilloso, infatti adesso abbiamo fatto un pezzo di salita, minchia, scivolando a manetta, sembrava di essere su neve. Anche adesso sta tipo intraversando. Infatti sta andando piano, tutto in prima.
Allora, abbiamo trovato una stradina che portava qua su in un punto, cioè insomma una strada senza fine, però poi c'è una recinzione qua, c'è un vascone dell'antincendio, quindi abbiamo avuto la possibilità di poterci fermare qua, tanto è una strada che non va da nessuna parte, non è trafficata, quindi perfetto, ci fermiamo qua per pranzo, sono forse le 2:30. Situazione molto tranquilla, è iniziato a piovere, ci siamo divertiti un attimo in dei punti fangosi, argillosi. Pasta al sugo con tonno e cedro. Esperimento. Attenzione, sta uscendo, anzi è uscito fuori una specie di sole. Dunque ne approfittiamo per una bella passeggiata into the wild. Quanto è buono l'odore del sottobosco umido. Sarà così. Sarà così, come sarà? Molto figo, guarda che bello, c'è già la legna tagliata, bravi, bracerino, è molto bello, sì. Siamo tornati alla nostra piccola casetta nel bosco giusto in tempo, dato che era iniziato a piovere. E comunque è troppo bello poter avere un tendalino, insomma, per quanto sia abbastanza spartano e di scarsa qualità, però è troppo comodo, è veramente comodo, perché durante le giornate di pioggia consente di poter tenere il portellone aperto senza che entri l'acqua dentro, e soprattutto anche per noi ci dà la possibilità di poter uscire senza bagnarci, ed è una grandissima figata. Infatti noi il tendalino lo utilizziamo più durante le giornate di pioggia che d'estate per fare ombra, anche perché poi d'estate diventa anche difficile poterlo realmente utilizzare per quanto riguarda le varie restrizioni eccetera eccetera, a meno che ci si trovi in un posto molto isolato, allora è diverso. Ecco, un'altra cosa fighissima è stare seduti qua sotto la veranda e mentre fuori piove. Bello. Poter stare fuori senza bagnarsi. È una cosa banale, semplice, però non bisogna darlo per scontato. È una cosa molto, molto figa.